Ma quanto mi piacciono i nuovi ambientalisti, gli ambientalisti 2.0. Eccoli qua. Levati! Levati! Ma che cazzo fai? Che cazzo fai? Oggi abbiamo deciso di sanzionare... Ma che cazzo fai? L'ambientalista 2.0 è quello che per salvaguardare il pianeta imbratta Palazzo Vecchio a Firenze, che per pulirlo ci sono voluti 5.000 litri d'acqua, inquinando l'ambiente chiaramente. Gli ambientalisti 2.0 sono quelli che per protestare contro l'inquinamento bloccano il traffico cittadino, creando altro inquinamento. È come se per sensibilizzare sulla salvaguardia di alcune razze animali in via di estinzione vai a prendere a calci in culo un panda. Che c'entra, poveretto, no? È assurdo. È come se dici che vuoi la pace nel mondo inviando le armi. È assurdo. Mi sa che ho fatto esempio sbagliato, eh? Questi sì che sono gli ambientalisti, eh? No come quelli di una volta che, per esempio, per manifestare contro il disboscamento si sdraiavano davanti alle ruspe. No, mo l'ambientalista 2.0 si sdraia davanti al pandino di Ciccio Formaggio sulla tangenziale, impedendogli così di tornare a casa, no? Che poveretto ha lavorato soltanto 12 ore al giorno in fabbrica per 1200 ore al mese, di cui 400 vanno solo in benzina, e non vedo l'ora di tornare a casa per dormire quelle poche ore, così da ricominciare il giorno dopo con la sua fantastica e splendida vita de merda. L'ambientalista 2.0 se la prende con Ciccio Formaggio, eh? Come se fosse colpa sua che non può permettersi una macchina elettrica spendendo solo 40.000 euro. E che so, niente, solo 4 anni del suo stipendio. No, Ciccio Formaggio è cattivo, eh? Che c'è ancora la Fiat Panda con 400.000 km, valore commerciale meno 10.000 euro. Cioè, per darla via, è lui che deve cacciare i sordi. E che invece non va a rompere le scatole al politico che ad esempio va in televisione parlando di ambiente, e solo lui, tra auto blu, yacht blu e jet privato blu, inquina come un terzo dello stabilimento dell'Ilva Taranto. No, andiamo a rompere le palle a Ciccio Formaggio sulla tangenziale. È giusto protestare contro l'inquinamento, ma la modalità sbagliata. Che poi, caro ambientalista 2.0, tu che vai a imbrattare Palazzo Vecchio, cosa volevi dimostrare al mondo? Chiaramente, oltre al fatto che sei un coglione, io non l'ho capito. Cioè, io ho visto la scena di questo da solo con questi pantaloni a righe che non si portano dal 1985, con la vernice arancione, prendere la sveglia dal sindaco Dario Nardella. No, Crosetto che è alto 2 metri e c'ha sempre un fucile a canne mozza nel portabagagli. No, Dario Nardella. Secondo me, le uniche cose che ha dimostrato al mondo, in primis, è che l'ambientalista 2.0 se veste una merda, che pure un panda si vergognerebbe, ma soprattutto ha dimostrato al mondo che Nardella è come il Cavaliere Nero. Non gli devi cagar c***o! Io ho provato a comprendere gli ambientalisti 2.0 e loro, per giustificarsi, dicono che loro non creano danni permanenti alle opere d'arte. È giusto, il ragionamento non fa una piega. Allora, la prossima volta che volete imbrattare altri monumenti, noi ve menamo, ma senza creare danni permanenti, eh?